Ben ritrovati ancora insieme negli studi di una mela al giorno. Abbiamo cominciato questa nostra serata parlando eh, di quei disturbi che soprattutto alle donne possono eh, derivare nel periodo della primavera o comunque in generale nel cambio stagione, riferendoci in particolare ai disturbi di natura ormonale, quindi cicli irregolari, ma non solo perché ci sono delle anomalie anche durante il periodo della menopausa. Per continuare su questo filone, allora parliamo adesso del cosiddetto mal di primavera. Molti di voi l'avranno sperimentato, un senso di tristezza, di apatia o si è troppo stanchi, si ha voglia di dormire quando le temperature da fredde cominciano a diventare un po' più tiepide. Per approfondire questo argomento, allora vi vado a presentare la nostra prossima ospite di questa sera, la dottoressa Mariolina Palumbo, psicologa clinica, benvenuta. Buonasera e bentrovati. Grazie sempre. Grazie a lei di essere con noi, dottoressa Palumbo. Allora, mh, si dice comunemente soffrire di mal di primavera, ma è vero che il cambiamento della temperatura, le giornate che si allungano possono a volte farci sperimentare questi stati di animo, di tristezza, di apatia, si diventa anche un po' più nostalgici. Ma eh, devo dire che siamo diventati sempre più meteoropatici. Giustamente lei prima diceva che era una caratteristica soprattutto femminile, invece abbiamo riscontrato, perché sembra un, un tema banale o insomma... Ehm, di, di non rilevante importanza. Invece, la meteoropatia e quindi quanto influisca il clima eh, sulla gestione delle emozioni è sempre più importante, come le dicevo, non è più solo appannaggio di noi donne, ma anche dei signori maschietti e addirittura dei bambini e dei ragazzi. Ehm, il clima sicuramente ormai ha un ascendente sulla gestione della nostra vita, del nostro quotidiano, estremamente importante. E quindi il passaggio: anche perché adesso il passaggio di stagione non è più come una volta moderato tra una stagione e un'altra, il passaggio brusco dall'inverno o dall'estremo caldo, da giornate freschissime o freddissime a poi giornate che sfiorano ancora d'inverno, addirittura i venti, questo provoca delle, diciamo, dei disagi emotivi nulla di preoccupante ovviamente, ma per chi è già un tipo ansioso, insonne o particolarmente agitato può essere un valore aggiunto di sofferenza. Dottoressa Palombo, poi tra l'altro eh, va aggiunto che questi cambiamenti di temperatura spesso li sperimentiamo anche durante la stessa settimana, perché abbiamo un clima ormai assalenante. Infatti ci succede che quando da un, una giornata particolarmente fredda passiamo a una giornata poi un po' più tiepida eh, abbiamo più energia o al contrario sentiamo eh, a volerci alzare dal letto. Eh, ma tutto questo può essere gestito, cioè possiamo governare l'umore? quando ci troviamo ad essere un po' meteoropatici, come giustamente diceva lei. È interessante questa domanda perché diciamo che regolare l'umore dov ess dovrebbe essere un'attitudine che dall'infanzia alla terza età possa essere di, eh, diciamo di buona educazione per il proprio benessere psicologico. Eh, gestire le proprie emozioni... È possibile, bisogna educarsi, addirittura nei paesi del nord Europa questa gestione all'emotività quando supera dei livelli di soglia viene addirittura insegnata eh, nelle scuole già dalle scuole dell'asilo, dalle primarie. Dopodiché ehm, si ha proprio un approccio sociale per queste attività. Da noi ovviamente siamo ancora il caro amico, però sempre più diffusa eh, l'utilizzo per esempio di eh, tecniche, che ne so, la mindfulness, la meditazione. La meditazione è uno strumento meraviglioso, accessibile a tutti, è uno strumento che ci educa alla gestione e alla tenuta nella norma delle emozioni che in situazioni di stress relativo ma che associate ad uno stress già magari di base può creare un disagio eh, del benessere psicologico, quindi ci sono strumenti e metodologie dolci che ci consentono di rimanere in equilibrio. Lei ha citato il Nord Europa e mentre parlava eh, mi, viene, mi è venuta in mente una particolarità: eh, perché eh, ci sono degli studi, anche delle statistiche, che indicano come laddove le ore di luce eh, del giorno. Siano minori rispetto magari ad altri paesi dove uh, la giornata è più lunga, dura di più, si sperimentano più casi di depressione, addirittura aumenta anche l'incidenza del numero di suicidi. Quindi effettivamente è proprio la luce del giorno, il sole, a fare bene al nostro umore, direi? Assolutamente sì, il sole e la luce eh, sono un... Una fonte di energia e di benessere, eh, quindi mh, il mare, ma la montagna, la campagna, il, lo stare all'aria aperta ci consente di ossigenarci e nel momento in cui anche il corpo si ossigena bene va da sé che anche un'ossigenazione arriva eh, ad un livello mentale, ad un livello di rilassamento. Infatti spesso ci sono proprio dei corsi di meditazione, Fatti all'aria aperta proprio per consentire una maggiore predisposizione e un'educazione al rilassamento. Quindi la luce del sole. Sempre, Questo avviene non solo perché i paesi del nord, che poverini, hanno meno ore di noi, ma anche, per esempio, per delle persone che vivono e lavorano. Non so, le persone, perché ne ho sentite tante, che lavorano nelle radiologie, che per esempio sono negli underground delle cliniche e degli ospedali, lo entrano magari alle 7 la mattina, escono la sera e non hanno visto un'ora di giorno. Ecco, questo alla lunga può creare sicuramente un un disagio a livello psicologico e per prevenire io consiglio sempre queste tecniche legate alla mindfulness e alla meditazione. Anche qui in questi studi potremmo dire che la luce del giorno non entra mai perché essendoci le luci artificiali è vero, insomma anche è noi vero, siamo sottoposti vero, a questo tipo eh, di, di sensazione di magari uscire fuori e, e, trovare, e trovare già buio o comunque privarsi di parecchie ore di luce ed effettivamente incide molto poi sulla capacità di ognuno di noi anche di essere attivo perché va da sé che quando eh, la sera eh, arriva ci sentiamo più stanchi e fisiologico sono i cosiddetti uh, ritmi circadiani che in questo certo. modo possono venire alterati e mi veniva in mente mentre uh, lei parlava che uh, solitamente pure chi soffre uh, di depressione o comunque coloro che si isolano magari nella propria stanza tendono ad abbassare le persiane per restare al buio assolutamente sì chi ha delle depressioni o degli stati emotivi di importante tristezza o di importante down psicologico, ricerca il buio, ricerca la solitudine, ricerca ehm, come diceva lei abbassano le persiane, piuttosto che vanno all'ombra o cercano solo l'ombra anche al mare, in montagna hanno difficoltà a esporsi al sole. Questo sicuramente, e più è un segnale anche: no? più vediamo che le persone si chiudono al buio, si sottraggono alla luce, quello è un primo alert per capire lo stato emotivo di chi ci ha di fronte e proporgli di aiutarsi. Diciamo che abbiamo cominciato la nostra conversazione, dottoressa Palumbo, trattando, volendo trattare diciamo, un argomento che poteva essere utile a, a più persone e eh, non sicuramente una situazione patologica, perché abbiamo parlato di sbalzi d'umore che magari tutti quanti noi possiamo sperimentare quando arriva la primavera e in maggiore stanchezza. Ma detto ciò, eh, premesso che potrebbe capitare a chiunque, le chiedo, dottoressa Palumbo: ci sono delle persone che potrebbero essere però più a rischio di altre, più sensibili a, a questa sensazione? Di di essere meteopatici? Diciamo che scientificamente non c'è una, una rilevanza che ci attesta questo, però ci sono delle persone, ma già i bambini hanno bisogno di aria aperta infatti durante il lockdown anche nei bambini anche negli adolescenti costretti a stare in casa a non stare all'aperto a non giocare nei giardini nei parchi o di poter frequentare luoghi eh, di villeggiatura o comunque di divertimento all'aperto questo ha creato degli stati emotivi peggiorativi eh, e quindi eh, direi che una sensibilità in generale non esiste ma una predisposizione se si è dei caratteri particolarmente emotivi questo sì. Può succedere. Può succedere. E può succedere anche invece che qualche persona eh, già ovviamente... Eh, Affetta da una psicopatologia, o comunque che soffre eh, di qualche disturbo legato alla sfera psicologica, possa acuire i suoi comportamenti disfunzionali in questo periodo così delicato per tutti può, può succedere, sicuramente, è, come dire un'indicazione un quella di verificare che su soggetti eh, diciamo che hanno già una patologia psicologica la ricerca della, della luce, la ricerca del sole, la ricerca dell'aria aperta eh, viene sottratta se non addirittura eliminata. Questo come dicevo già prima può essere un indicatore per. Rilevare il benessere psicologico per benessere psicologico intendo la condizione indispensabile per acquisire poi la salute mentale. A proposito di benessere psicologico, dottoressa Palumbo, eh, ci sono dei campanelli di allarme che potremmo far emergere? Per orientare chi ci sta guardando in questo momento da casa eh, e così eh, comprendere se effettivamente eh, le sensazioni che sperimenta nel mese di marzo, soprattutto verso la fine e nei primi giorni di aprile, sono del tutto accettabili, anche un po' fisiologiche per così dire, o se invece al contrario devono mettersi in allerta e magari pensare di, anche di chiedere aiuto? Beh, diciamo che nel momento in cui. O un familiare, un, un compagno, un marito o un genitore vede dei cambiamenti di relazione, quindi di introversione, di maggior sospetto, di maggior um, accentuazione di tristezza, accentuazione anche di, uh, di ipervigilazione o di iperagitazione, allora in quel caso, come abbiamo detto grazie a lei che è una eh, importante divulgatrice anche della materia psicologica, abbiamo già detto altre volte rivolgersi ad un colloquio psicologico vuol dire predisporsi al benessere psicologico e quindi alla salute mentale. Rivolgersi a uno psicologo non vuol dire andare in terapia o fare psicoterapia, vuol dire ehm, avere e aumentare la conoscenza dei perché, dei per come capire le strade. Le metodologie a cui rivolgersi qualora non è solo un sintomo passeggero, ma può diventare invece il sintomo di un eh, disagio più profondo, dove allora si può intervenire con un processo psicologico, una terapia psicologica. Ma rivolgersi allo psicologo bisogna cominciare a creare la mentalità che lo psicologo, così come il medico di base, se uno vuole, o le altre specialistiche, andare. A eh, farsi fare un, come dire, un incontro con un dietologo perché vuole saperne di più, nutrizionista per il proprio benessere, eh, diciamo, corporeo, di peso, eccetera, si rivolge non necessariamente pensando di andare a poi a fare una dieta o fare delle terapie. Si va per conoscenza e così si va per conoscenza da un cardiologo, da un dentista, da un internista, da qualunque specialista. E così ci dobbiamo abituare. Identificare lo psicologo come uno specialista al quale rivolgersi per avere informazioni sul proprio benessere psicologico al raggiungimento del benessere psicologico per non perdere mai di vista la salute mentale. Sì, perché poi alla fine diciamo il rischio che si corre è quello di pensare di poter fare da sé, perché lei ha citato per esempio il dentista, è ovvio che se è un mal di denti, il dolore poi tra l'altro è anche eh, molto invalidante, devo per forza, cioè non ho alternative se non quella di recarmi da uno specialista e quindi da un dentista. Quando invece magari arriva la primavera, comincio a faticare ad alzarmi dal letto il primo giorno, il secondo, il terzo, anche il quarto, penso che con un po' di forza di volontà posso tirarmi su e cominciare la giornata, ma poi in realtà, dottoressa, non va sempre così. Assolutamente eh, con il, i disagi psicologici, i problemi psicologici. Eh, pensiamo sempre vabbè parlo con un amico mi sfogo eh, faccio da me prendo la valeriana mi faccio la tisana faccio lo sport no il disagio psicologico deve essere gestito con l'ausilio e l'aiuto della figura eh, addetta e quindi allo psicologo quindi rivolgendosi con fiducia allo psicologo e vi prego nel momento in cui è un disagio psicologico non è necessario un intervento farmacologico perché che taluni ancora c'è lo stigma dello psicologo preferiscono andare da un medico anche dal medico di base prendere il calmante eh, il, il, il sonnifero eh, con quello per gestire l'ansia allora a fronte di grandi problemi a psicopatologie diagnosticate anche dallo psichiatra dove è fondamentale e necessario l'uso del farmaco siamo d'accordo ma nel momento in cui trattasi solo di un problema psicologico o anche fosse soltanto iniziale mettersi nelle mani del farmaco è assolutamente sbagliato quindi rivolgersi allo psicologo chiedere e vi verrà suggerita sicuramente la terapia più idonea al momento, a secondo ovviamente dell'importanza e della cronicità del sintomo. Perché spesso ricorrere al farmaco può sembrare una risposta immediata che ci dà un risultato sul momento, però è ovvio che a lungo termine, poi questo risultato non può tenere, che dobbiamo essere noi ad affrontare un cambiamento. A tal proposito, lei citava eh, delle metodiche di rilassamento, mindfulness e anche altro. Vogliamo approfondire questo argomento perché credo che sia interessante, magari proprio in un periodo come quello della primavera, addentrarsi. Uh, in queste discipline per ritrovare se stessi e anche uh, non solo per ritrovare un equilibrio ma anche la calma che a volte in questa vita frenetica perdiamo. Sono delle discipline sia la mindfulness che la meditazione ormai sdoganate anche dal mondo psicologico per cui troverete sempre molti psicologi che uh, utilizzano, hanno come ausilio e propongono anche mindfulness, anche forme di meditazione, ehm, terapie basate per esempio la senso motoria, basate sulla gestione e, il buon, e la buona interazione tra corpo e mente perché se c'è un'armonia tra il corpo e la mente ecco che c'è un buon eh, benessere psicologico e quindi il raggiungimento della salute mentale. Eh, ci sono anche molti corsi. Eh, che si possono intraprendere, ci sono dei eh, workshop a cui si può partecipare, ovviamente vi prego, state sempre molto attenti a chi vi propone queste discipline, eh, assicuratevi sempre che vengano eseguite da persone titolate e certificate che possano garantirvi eh, l'esito adeguato eh, alle ri vostre richieste e possano essere appunto autorizzati nella pratica di, queste, di questi strumenti perché sono eh, strumenti metodologici ma vanno come dire, applicati ed eseguiti da persone competenti e certificate quindi ehm, fate molta attenzione perché eh, la, 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 diciamo sul mercato c'è tanta roba e fate sempre appunto garantitevi e tutelatevi eh, sempre e soprattutto anche nel campo psicologico che lo psicologo sia iscritto regolarmente all'ordine degli psicologi. Sì, ha fatto bene a sottolineare questo, questo argomento perché di abusivismo professionale eh, ne abbiamo parlato spesso anche per altre professioni sanitarie, mm -hmm. proprio per sottolineare eh, che ci sono appunto degli ordini professionali, a volte anche delle associazioni, delle eh, società a carattere scientifico che possono garantire che il professionista al quale vi state rivolgendo è un professionista eh, qualificato. Parlando di mindfulness meditazione sono strumenti eh, che davvero possono cambiare il nostro modo di approcciarci alla vita. E poi la cosa, eh, credo, che è importante da, da far emergere è che veramente sono adatti a tutti, perché magari si pensa, no, io non sono capace, non ho gli strumenti, invece si può fare. Assolutamente sì, eh, sono, eh, diciamo, eh, molto eh, consigliati addirittura anche da tanti medici, per sedare la gestione dell'ansia, per tranquillizzare il paziente come ausilio rispetto anche a problematiche importanti che possano eh, confluire queste tecniche in un programma terapeutico importante dove è comprese, sono compresi anche questi strumenti. Sono mh, ovviamente non sono la cura farmacologica, non sono la terapia e la psicoterapia, quindi non possono essere faccio la mindfulness, guarisco dagli attacchi di panico, guarisco dalla depressione, no, sono mh, strumenti eh, diciamo da inserire e da introdurre all'interno di un piano terapeutico, psicologico o medico stabiliti assieme al titolare della terapia a cui vi state rivolgendo, medico o psicologo. Tra l'altro sono coinvolti sempre di più anche i bambini in queste sì, bambini. tecniche, eh, anche mi viene in mente per esempio lo yoga, oltre che tecniche di meditazione di mindfulness, lo yoga che forse per i più piccoli è ancora più accessibile. Assicura, Sicuramente sì, intanto poi tutte queste tecniche di uso e anche consapevolezza respiratoria hanno nei bambini, eh, intanto sono molto, mo, molto partecipi perché noi adulti abbiamo già delle sovrastrutture, abbiamo delle resistenze fortissime, quindi prima di educarci il rilassamento facciamo molta fatica, il bambino nel caso di una normalità naturalmente invece... È molto più aperto a queste eh, modalità. A volte ci sono dei corsi anche all'estero molto belli dove eh, si praticano queste terra, questi, queste, questi anche weekend di mindfulness o di tecniche di respirazione. Tutte le famiglie assieme si trovano, eh, gestiti naturalmente da un coach che organizza questi weekend e i bambinetti sono quelli che motivano anche i genitori. È, è anche un modo di aggregazione, no? un modo per lavorare assieme in maniera dolce e non invasiva su un benessere psicologico. Direi che è anche uno strumento di prevenzione affinché il benessere psicologico rimanga sempre ben tarato. Volevo approfittare della sua presenza. In quanto esperta anche di disturbi del comportamento alimentare, per aprire un'altra parentesi, perché eh, durante il periodo della primavera va da sé che quando comincia a fare più caldo cambia anche il modo che abbiamo di abbigliarci, va da sé che più ci si scopre, eh, più eh, quelle persone che magari non hanno proprio un buon rapporto con il proprio aspetto esteriore, con il proprio fisico, soprattutto, eh, possono avere delle problematiche. Queste possono via via emergere in modo più prepotente, perché magari ci si prepara all'estate, la cosiddetta prova costume. Ecco, in relazione all'arrivo della primavera, dei primi caldi, eh, è vero che eh, si può avere un incremento anche di questi disturbi eh, correlati al comportamento alimentare? Sì, c'è un'incidenza sicuramente, perché come diceva lei, la gente si scopre, si pensa alla prova costume, eh, si vuole essere belli e, e quindi si incomincia a fare una palestra o un'attività fisica. Esagerata, spesso e volentieri e qui sottolineo il rosso, senza aver fatto un elettrocardiogramma, un accertamento per verificare se il fisico è adeguato a degli sforzi notevoli, perché a volte vengono dei mancamenti, degli svenimenti, ehm, dei collassi. Ecco, ricordatevi che per fare un'alta attività sportiva è necessario sempre fare un check-up prima per la valutazione del proprio benessere psicofisico con la ovviamente collaborazione dei medici, cardiologo, medico di base e certamente cardiologo. Eh, dopodiché, eh, quindi Moderare eh, l'attività la, diciamo, fisica senza dubbio e poi eh, sicuramente questo lo possiamo anche dire ai genitori, alle mamme delle adolescenti o anche dei maschi adolescenti perché i disturbi alimentari stanno diventando sempre di più un disagio trasversale. E fate attenzione se dalla primavera andare avanti, i vostri figli si son, auto! creano delle diete drastiche, tolgo questo, tolgo questo, la pane, il pasta, i dolci, vigilate molto bene perché poi per una, una dieta sfasata con un dimagrimento importante si può entrare in una spirale che può diventare molto pericolosa. Che Questo ovviamente non significa non accogliere, non ascoltare magari il proprio figlio che desidera dimagrire, probabilmente però bisogna farlo facendolo seguire da uno specialista, da Sempre. un esperto che possa guidarlo su un'alimentazione controllata che si faccia perdere peso eh, in modo ovviamente non, non drastico ma senza creare degli squilibri a livello eh, del corpo ed anche eh, della, della mente ovviamente. Assolutamente, sì, mangiare sì. poco crea uno eh, Soprattutto a livello fisico, naturalmente ci deve essere un medico che debba seguire l'introduzione o la limitazione di certi cibi per non arrivare ad avere carenze. Perché poi, e questo anche a livello psicologico, perché se il corpo cade, mettiamo i ragazzi che devono fare gli esami all'università, la maturità, dopo incominciano ad avere attacchi di panico, incominciano ad avere attacchi di ansia, sudorazione, perché la, diciamo, la mente non è sostenuta da un buon equilibrio psicofisico, si ha il crollo. Quindi vigilate veramente sempre con grande attenzione e anche a casa non vi stancate mai di rivolgere, di pensare di rivolgervi a uno psicologo se c'è un campanello d'allarme. Ci restano davvero pochissimi minuti, però forse vale la pena tornare su un argomento al quale la dottoressa Palumbo ha accennato, il troppo sport, perché anche questo eh, può essere segno di un disturbo psicologico, chi fa, passa troppe ore in palestra ed è ossessionato dalla sua forma fisica assolutamente se uno non è un atleta o non fa agonismo nella vita tutti i giorni, più volte al giorno, sala pesi, ore di tapiruran, ciclette cioè assolutamente qualunque personal trainer, qualunque medico dello sport lo potrebbe meglio di me dire e quindi anche questo noi eh, chiediamo un'attenzione da parte dei genitori che vigilino anche l'attività sportiva perché oggi Spesso gli abbonamenti in palestra ti danno l'accesso libero, quante ore vuoi, tutto quello che vuoi. Ecco, attenzione perché tutto deve essere fatto in una assoluta morigeratezza. Eh, perché il benessere psicologico è il giusto equilibrio tra il corpo e la mente. Tornando al mal di primavera che è stato l'argomento con il quale abbiamo cominciato questo nostro discorso che poi ovviamente si è ampliato perché sono davvero tanti disturbi anche le patologie a volte che possono subentrare anche da semplici segnali potremmo salutarci dicendo che forse vale la pena approfittare della primavera e uscire fuori e quindi forse la migliore di medicina può essere proprio quella di trascorrere più tempo possibile all'aria aperta. Passeggiate! Passeggiate, passeggiate. È anche una buona forma di comunicazione, di, come dire, di gratitudine e di modalità per stare assieme con tutta la famiglia. Quindi passeggiamo. Passeggiamo, eh? non corriamo. Passeggiamo. <ride> e allora con questo consiglio salutiamo la dottoressa Palumbo per essere. E la grazie sempre. per essere stata con noi. Grazie, grazie sempre sera. a voi, un privilegio, grazie. Una mela al giorno, torna tra poco dopo una breve pausa. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su questo canale perché vi aspettiamo.